Siamo alla Twill, questa casa, i pavimenti fatti per giocare a mini golf. E dopo 4 anni dall'ultima volta. 3 anni. Fai vedere il livello di tensione. Fai vedere. Oggi l'abbiamo tornata a lasciare dopo quel fatidico infortunio che l'aveva costretta a fermarsi per tante stagioni di fila. Facci vedere. Orca puttana. Profondissimo. Dai, Giorgio, non me lo dire. Facci vedere la cicatrice come è messa. Ormai rimarginata, le vecchie ferite non si guardano più bene. L'abbiamo riconvinta a riprovare a sciare. Devo sapere che l'abbiamo veramente, da quella volta lì, tipo messo una pietra sopra lo sci. Oggi fortunatamente non so per quale motivo astrale ha deciso di tornare sugli sci. Sono agitatissimo. Andiamo. Qualche sasso, vieni anche te. Ciao. Noleggino time per la Bea. Agitazione. Il. Aiuto. La lamina è affilata. Oh shit. Sì. Si butta via niente. Sicuro li compro nuovi. Rogo. Ma quella è Chiara Ferragni. Fatto tutto. Ok. Devi metterti di su, eh. That you can put on your ski. Il guanto first cosa da mettere su? Quanto mai? Come quanto mai? E ora qui puoi gibbare quanto vuoi. Spingi via con le racchette. I like Angela, Pamela. Raga, c'è talmente poca neve che hanno messo il tappeto che c'è in casa di Locati qua. Oh. Quanta è la pulsazione in questo momento? Non voglio controllare perché se non mi cade tutto. Tienili bene le racchette qua, eh. Se no devi sciare come me, che le ho perse in seggiovia. Oh, vada mio. Qui spazza neve, via, eh. Oh, va bene. Ma sì, non guarda, tanto non ti prendono quelli sopra. Ti do la linea, guarda, così. No, non sei più dietro, vero? Devi seguire la mia linea. Così va benissimo, vero? Dai, molla un po' qua. Dov'è? Quando vuoi girarti, alzi lo sci interno. Dai, punta. Brava. Andava benissimo. Prima impressione, Bea? Mi vestio sempre del girangolo, mi vedo di nuovo squarciata a metà. Ma non stai andando male? Secondo me tu stai raccontando tante balle qua. No. Anche in Trentino non stavo andando male. Qua scuola di grab adesso. Devi prendere qui così. Nope. Vai, abbi tutto lo stis che hai. Tutte e due dovete provare a lasciare andare gli sci un pezzettino corto dritti e provare a frenare secco. C'è poca neve, ma chi riesce a sciacquare di più le ragazze vince gloria eterna. Sì, non devi falciarle, Albi, eh. No. Oh, che sciacquata! Senza pietà! Vieni a fare la 3. Vieni a fare? La 3, quella difficile. Era un brutto. Ma sì. Ah, io no. Ecco qua. All you need is love. O fai qualcosa di clickbait, Bea, tipo l'altra volta un taglio, qualcosa del genere, se no non lo pubblica neanche. Io potrei anche finire la mia giornata sciistica qui. No. Hai rotto il cazzo. Guarda, la prima neve. I cerchi degli 30N sono talmente grossi e sporgenti che si attacca pure la neve. Madonna. Si prospetta un bel giorno di po', ragazzi. Alla prima curva. Cava via dritta. A
devo dire che l'i30N raga non è stata proprio creata per driftare, essendo trazione anteriore. Ci arrangiamo, almeno mi si sono puliti i cerchi con la neve dentro. Comunque sta nevicando veramente un botto. C'era qui anche l'alboreto e sono gli altri, ma si sono cagati addosso, non vogliono venire a sciare, vogliono tornare a casa perché hanno paura che la strada poi ti blocchi di qua e di là. Quindi io lo stesso mi andrò a fare un bel giretto, a vedere un po' com'è la situa. Si vede, per l'amor del cielo, non è che è malissimo, però non c'è ancora giù tantissima neve, secondo me. Secondo me tipo domani è una figata della Madonna. Infatti sai che c'è? Ci vediamo con la Pau col sole. Boom! Oggi c'è la polvere. Qua pieno. Col pelo lungo. Guarda che roba. Abbiamo cambiato location. Siamo alla Prica. Ha nevicato tutta notte. Gli alberi sono belli carichi. Gente ce n'è poca. Poi ricordatevi che alla Prica si mangia, si beve e si lecca la neve. A Prica faceva rima con figa, guarda qua, altro che la Twill l'altro giorno. Va bene, è buono. Andiamo. Sei morto? Impossible. Dai. Tana se vai Jack. Che ti sei cacciato dentro il 200, sì. Oh, ma infatti guarda quanto va sotto. Minchia, è proprio polvere. Qualità neve. Dove sono? Luke! Luca! Man! Ho perso lo sci! Oh cazzo! Ah, alla ricerca dello sci perduto. 2 hours later. Oh, che puntata stavo tirando! Guarda che bloccata che ho tirato! Eccolo, guardalo. Cioè vedi, quando ci sono queste condizioni perfette non è che ti puoi fermare a mangiare. Quindi arriva il biscottone. Ecco bufala. Hai mandato giù la GoPro per il biscotto. Snacchettino quando andate a sciare. Almeno un biscottino e proteico fa bene. Più usate il link in descrizione col mio codice sconto Faraone e avete anche il 15% di sconto su qualsiasi prodotto già scontato. Adesso raga andiamo a fare un free ride di lì, che in teoria c'è la pista ma non l'hanno battuta, quindi è tutta neve buona. Madonna! Dove siamo? E... California? California c'è la neve. Minchia! Ma che bello! Puttana, che paesaggio! Cosa scegliere? Io vado. Questa è la linea. Vediamo. Va preso più veloce quel coso là. Salti tanto, eh. È un bel salto, ma infatti è difficile far 3-6 lì, eh. È difficile far 3-6, sarebbe più facile far flippare, sì, però è nazzi. Non so se flippare.
Sto registrando? Sì, sì, stai registrando. Ah, devo spingerlo bene perché comunque non è grosso. Dai, cazzo. Ancora registrando? Sì, 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 lampeggia. Questo è il mio primo flip di quest'anno, eh. Veramente? Primissimo. Raga, ma che giornata abbiamo beccato oggi. Mai provato una neve del genere in pista. Sono appena tornato a casa, infatti sono ancora con su tutte le cose da sci. Avrei voluto farvelo vedere anche da fuori il flip, ma purtroppo la GoPro che aveva su Jack si è inchiodata. Siamo già nel 2023 e l'inverno per me non è più così intenso, perché adesso devo iniziare ad andare in bici, perché si avvicinano gli eventi di mountain bike. Però cacchio raga, dopo una giornata del genere ho solo voglia di andare ancora a sciare.